sta bene, sì, l'ha giocato bene. Va bene, lo fa molto bene. Striscio veloce. Prendo il pallino e guarda la deviazione. E lo porta sul centro del castello dove chiede scusa giustamente era. Perché 8 punti gli arrivano in modo molto fortunoso. Sì. Merita di farlo prima. E lo fa. E lo gioca benissimo. Lo gioca benissimo. Perfettamente, con copertura. Gli ha fatto pallina. Questa sì, la palla per il match e basta fare il pallino. Di rimpallo lo gioca perché non c'era altro, ma non lo fa. Non lo fa. Giustamente. La biglia dietro al pallino di nuovo. E scappare con la propria. Non l'ha marcato per pochissimo. Non poteva giocare del traversino di prima. Andava a pallino con la sua, rimaneva attaccato, perdeva partita sul colpo, anche se realizzava il pieno. E giustamente ha giocato la steola. Stare lontano da quel pallino. Costringe parabola a girare. E va a prendere la palla, bravissimo. Non era facile. Possiamo dare il via alla sfida. La biglia bianca se l'è aggiudicata Gaetano Romeo. L'arbitro è il signor Cosimo Lovera, arbitro della sezione di Bari. Diciamo che al termine delle prove della BTP questi due giocatori si sono piazzati al quarto posto Gaetano Romeo e al quinto della classifica generale Riccardo Belluta. Quindi separati da pochi punti in classifica, per l'esattezza mi sembra una decina di punti. Intanto vediamo, oltre a un arbitro, anche uno dei due direttori di gara, Orfeo Sarto, uno dei direttori storici del San Benzano, Orfeo, insieme a Giordano Pianezzola. Gli arbitri di questa finale sono 22, quindi sono sempre numeri importanti, 17 biliardi, sono stati montati all'interno del palè. Imposto per un traversino, un raddrizzo, pallino da 4, ha giocato benissimo, capolavoro. Anche come è andato sul pallino, bravo Riccardo Belluta. E chiude il primo set, 61 a 41, già 9 punti di vantaggio nei confronti di Romeo. Due in prima passata, altri due nella seconda e rientra strike. Perfettamente sulla fila centrale, 12 punti. Ancora una segnatura ottima. Molto, molto pesante, 49 per Belluto. Per questo set goal. Tiro di angolo a scappare con la sua. E è preciso, 6-39. 9 punti di nuovo, 61 a 31. Gioca veloce, anche a duffare. A bloccare la propria, 6 punti. Centro del castello, batte il rosso e la porta perfettamente in copertura. Più 24. Garuffo. Lunga e corta. Bella. Ottima. Oh, questa è veramente molto bella. 4 punti per Gaetano Romeo. Sì, non è venuto fuori male. Traversino adesso. Il colpo di grazia al tiro per rientrare in partita. Sino di prima e di fatti ne mancano 8 da più 4. Bello, 36. Quando Belluta se attaccare o se giocare una steola da 3, prendendo una porzione molto scarsa di palla avversaria, mettendola tra pallino e la sponda. E così è. E riesce questa steola molto bella, parificando le tre miglia sulla sponda corta. Ma gioca il traversino e pallino da 4, capolavoro di Riccardo Belluta. 12 punti, 34 a 62. Beh, intanto porti a casa 6, poi puoi trovare la copertura con effetto buono a portare una mano all'opposto. Ben giocata. La ricerca degli 8 punti. Di prima e li trova. Chiude. Diamo il via alla sfida. Biglia bianca per Rossano Rossetti. Al meglio dei 7 set, come di consueto. Questo di vantaggio. Questo è importantissimo, però non deve sbagliarlo. No, giocherà di una passata, secondo me. Si lo gioca a forza contenuta. Bravo. E lo gioca bene, ne marca 8. Bello, bello. Questo è Durina, il fabbricatore, lo spagnolo che costruisce i panni su cui si gioca
il campionato. Sponda e palla, buono, 4 punti. Credo che giochi l'angolo. Angolo di seconda e arrivano 4 punti, quelli che gli servono per vincere il primo set, 46-61. Adesso il marchigiano. Si gioca un bello sfaccio di traversino. Realizza praticamente il massimo. Il massimo che si possa fare. Alla gioca di calcio. Calcio di traversino. Molto bravo. Perfetto, cade il solo rosso da 8 punti. Impenna un po' la stecca il marchigiano. Bravo, l'ha giocata benissimo. Vediamo di entra nell'ultima, sì, e sì, fa la fila centrale. Perfetto. 10 punti con conduzione perfetta dalla via battente. La sì. Fila centrale, gioco il pallino. Sfaccio, gioco lo sfaccio, non rischia niente. Non rischia niente. Non deve prendere, perfetto. 10 punti. E qui credo che Agnello 2. E con questo rimpallo si lascia sotto una traversina. 2 punti, ne manca ancora uno, ma ne ottiene tutta la fila trasversale. Sono 10 punti e finisce 21-66. Adesso qui pagherà un raddrizzo da parte di Rossetti, che se vuole restare in partita lo deve fare. Buona chance. Sì, c'è, bravo. Sì, c'è. 10 punti, la fa molto bene. Ottima conduzione anche della biglia battente. Sì. Stringiamo l'inquadratura, ecco, lo vedete che il birillo è inclinato, ma deve uscire dalla sede. Se anche fosse, non fosse caduto, ma fosse uscito dalla sede, sarebbe stato assegnato. In questo caso comunque Agnello deve stare attento a non far cadere quel birillo. Giocherà un pallino 4 col giro. No, solo il giro. Giro largo. Di qualità difficile, ma se lo fa, prende il volo. Il pallino lo marca e il giro lo fa perfetto. 8 punti, 12. E si è portato avanti, più 2. Bella la chiusura di questo quarto set. Colpo sotto, marca 2. Sfiora. E poi, che sfortuna, stava per chiudere per un'inezia, quindi veramente una disdetta per Rossano Rossetti. Certo, è riuscito comunque a trovare la copertura, certo. Rossetti. Gioca la difesa, Agnello, qui. No, che non l'ha presa. È finito. E qui finisce perché 56-50, cerca dei 4 punti. C'è. E ottiene 10 punti, anzi, forse addirittura lo strike, non manca l'esterno. 66-50. Giocarla con molto effetto di quantità. Questo sfaccio di più passate, sì, c'è addirittura sì. L'abbattimento di tutto il castello, più il pallino da 3. E sul finire del set, come nel precedente, in grossa difficoltà il campione europeo. Di misurissima questa bricolla, effetto buono. Bravo. La gioca bene, 6 punti. Il massimo effetto che possa imprimere, l'effetto buono, anche qui di misura, Rossetti. Giocato benissimo. 6 punti. Posizione ancora scomoda, scavalcare il pallino. Si apre la mano d'appoggio e gli parte una steccata. Commette fallo. No, ha buttato anche il birillo, quindi sguardo. Ci sta l'angolo. Che bello. Passa sul rosso. Sì. Perfetto. Non sembrava che avesse una visione così perfetta della biglia avversaria. Bricolla. Morbidissime. Questo è anche molto ben giocato. Davvero molto ben giocato. Adesso andrà un 3 sponde di calcio. Bella. Complimenti, bravo. E cade il rosso. Stavolta è a 8 punti. 5 sponde, bella. Girone. Sì, molto bella. Posizionato benissimo la biglia gialla, sponda. Bravo, la cosa benissimo. C'è il birillo che probabilmente sarebbe stato abbattuto perché non ci stava. Pallino da 3 e secondo me deve giocare solo quello. Soltanto, quello. Sì, soltanto sì. Il gancio per fare il pallino. Non si deve inventare niente, deve giocare a fare il 3 e basta. Con la bricolla. E deve giocarlo con la forza ad arrivare al pallino, non deve rischiare niente. Troppo forte. Lo gioca di gancio e lo marca, 3 punti, 60-39, significa la finale, la sua prima storica finale della sua carriera. Biglia bianca per Andrea Quarta, che
ovviamente tirerà per primo. Ieri non aveva proprio la steccata fluida come al solito. Adesso lo vediamo, però mi sembra molto fluido invece questo angolo, giocato splendidamente, 6 punti con grande morbidezza, bellissimo. Andrea Quarta è finalista San Vensanna da quando è diventato professionista, dal 2004. Comunque, tornando al discorso fatto ieri, senz'altro questi sono i migliori 8 giocatori di tutta la stagione, quelli che sono entrati. Forse meritava qualcosa anche, come abbiamo spesso sottolineato, Gualemi, Matteo, che ha fatto una splendida stagione, ma per pochi punti è rimasto estromesso dalla pool finale. Stavo cercando di capire che cosa ha chiesto all'arbitro. Andrea, se andava bene come posizionamento col piede. Il piede per terra? Sì, non tanto per terra, se era troppo fuori. Perché avendo il pallino non può mettere all'acchito e quindi gioca al giro, un giro in garuffarsi a risalire, 2 punti. Bello. Vediamo cosa sceglie qua Belluta. Striscio. Alla posizione dello striscio, però. C'è anche il pallino in arrivo. Posizione non comoda, sì, perché deve fare attenzione a non commettere fallo toccando il pallino, infatti guarda più volte sotto il gilet. Effetto a tenere, quindi gioca lo striscio e c'è. Ed è su dosso. E c'è. Sono 6 punti quelli che gli servono, 56 a 60, grande equilibrio. Difesa, la prima biglia di partenza per Riccardo Belluta, cercare di portare la palla dell'avversario dietro al pallino e la sua vicino a Corta, è rimasto staccata da Corta, quindi consente l'entrata di 2 a modi 3. Ha controllato anche la posizione del pallino Riccardo Belluta e gioca lo sfaccio, andata a pallino, bellissimo, il solo pallino centrale e prende anche il pallino da 3, grandissimo, no? Grandissimo tiro, fantastico. Voglio giocare un'interferenza. Lasciare la propria lì vicino. L'interferenza, no, il pallino da 4, ma è rischiosissimo, se lo prendi male, è andata bene. È andata molto bene, la marca, 6. Altri 6. Qui deve giocare il gancio, c'è nativo anche il pallino. E sta, secondo me, guardando proprio la direttrice a 45 gradi tra le due sponde. Si deve considerare che però devi assolutamente trovare difesa, perché se non chiudi marcando gli 8 punti... Per calcolo, ma appunto per quello gioca il gancio, perché il gancio può essere anche difensivo anche se non chiudi. Massimo effetto buono. Ha calcolato il punto di battuta, vediamo, e lo gioca molto bene. Lo gioca benissimo. E gli ottiene i punti che gli servono, 49 scusate, a 60 per Riccardo Belluta. Splendida chiusura. Sano ma impressionato. E non ti nascondo che è per molti. È stato visto come l'outsider di questo campionato, nel senso che quello con le possibilità di vincerlo, pur non partendo coi favori del pronostico. No, perché è evidente, l'aveva detto anche ieri ai nostri microfoni, che Andrea Quarta goda di questi invece favori dei pronostici. È la sorpresa invece, Rossetti. Però un bel gioco, un bel giocatore molto concreto. Giro stretto e non è riuscito a trovare difesa Andrea Quarta. Possibilità, stacca oltretutto bene alla sponda corta la biglia del pugliese. L'ha fatta saltare però. Qui c'è un maltrattamento della battente e quindi rimpalla e non controlla la rimanenza. Gioca il pallino, la chiusura. Ci arriva per poco, 4 più cosa 4. Ha giocato? Questo tiro merita applausi, pubblico, sveglia. Giro. Bravissimo. E chiude con questi 8 punti, 63-58. Prima intenzione, invece abbattendo il 2, poi è andato a prendere il pallino. Cade il solo rosso e poi il pallino da 4. 12. La marcatura e... Sì, a mettere a
trasponda, va benissimo. Sì, c'è la pancia al cerino. Sì. Bisogna vedere se c'è la battuta per Riccardo Belluta di calcio di traversino su sponda lunga. No, non gioca l'angolo, c'è il pallino. A meno che spari sul pallino. Lo sfaccio ti consente di fare una grande realizzazione, lo gioca molto bene Morbido, 10. Due passate e mezzo, guarda, parità, 48 punti a testa, solo un filo lungo, lui ha cercato la misura proprio dietro Castello, l'ha giocata morbidissima, adesso è andato un pochettino più lungo e quindi andrà a quarta, ha la possibilità di rispondere di chiudere, con un filotto di e provare a chiudere. Va anche a controllare la posizione del pallino sempre per non prenderlo male, concentrarsi su un bersaglio, pallino da 4 c'è e anche i 10 punti, chiude partita 62-48, parità. Riccardo Belluta credo che chiede il time out, sì, quindi viene concesso dopo. Sì, ricordiamo appunto che il time out si può concedere la metà più uno dei set e l'arbitro quindi può concedere il time out, visto che sono 7, 3 e mezzo, 4 può andare. E ieri quanto si è visto nel quarto di finale contro Salvatore Riondino è poi venuto fuori un incontro che se sulla carta era il più meno equilibrato, proprio perché nella formula della BTP, poi ai quarti di finale della pool, il numero uno della classifica va ad incontrare il numero 8, quindi sulla carta, come detto, il più squilibrato. E in realtà invece ne è venuto fuori un incontro davvero molto equilibrato, risolto poi alla bella. Ha lasciato un grande tiro. No, con le due biglie sulla stessa direttrice lunga. Di effetto buono, a scappare con la sua nella porzione del pallino da 3. Che lo prende perfettamente, bravissimo Riccardo Belluta, bellissima scelta e bellissima esecuzione, possibilità di colpire qui per andare a quarta, infatti va al sette sponde. Sponde e pallino da 4, c'è il sette sponde, 8 cade il rosso e pallino da 4, 12 e pallino favorevole anche. Non lo fa, no, e guarda quindi cosa rischia, va a regalare punti. Per un millimetro non ha fatto il pallino, che ha giocato, no, regala 8 solo punti, solo addosso. Pensa. Adesso set ball per Andrea Quarta, che significa il 3-2. Tanti bersagli e ne bastava due uno. Punti. 60-39. Posizioni molto scomode. Becolla. La gioca bene. Complimenti. Perfetto. Come detto, fino all'ultimo onore, comunque il tavolo, Riccardo Belluti. Fino alla fine. 35-58. Sì. Tanto di cappello alla serietà di questo giocatore. Ancora un match ball. Certo, non è semplice come non lo era neanche il precedente, ma sponde palla o gancio parabolando? Gancio perché sul largo c'è il pallino buono. E infatti arriva la chiusura con questi tre punti. 61-35 e la soddisfazione ovviamente della famiglia Quarta, ma soprattutto di questo grande campione che arriva ancora una volta in finale, cercherà di vincere, primo giocatore della storia, la terza pool finale. Ben 8, 24-62, sono 3-2, ancora vantaggio Agnello, gli ultimi due set se li ha giudicati il milanese meritatamente, sta giocando molto bene, 6 punti, attenzione, 6 punti, porzione che ritorna altri, sul castello, altri 2, quindi in totale 8 punti, e la gioca splendido, aveva giocato splendidamente anche in chiusura del terzo set e centro a centro, giocarla di prima intenzione, pallone, prende quel pallino di secondo, raddrizzo di traversino, di terza addirittura, la sua bello scende, grande tiro di 10 più 3, 13 punti, 18
deve realizzare, però deve anche trovare copertura. La gioca di una passata spettacolare. Bella, bellissima. Spettacolare questo tiro di Riccardo Belluto. 8 punti e 180. Sfaccio, effetto a destra, palla piena. 2 punti in prima passata, e apre poi in seconda, evita anche il rimpallo. Ma le due biglie finiscono allo stesso lato. Vede la palla, colpo sotto, effetto interno per questo giro ad attivare a pallino. Giro smorzato. Capolavoro di 4 punti più i 3, 7 e si aggiudica il terzo posto, 60 a 45. L'arbitro è del Comitato di Torino, Massimo Pasina. Colpo sotto, leggero effetto contro per smorzare la corsa della battente alla porzione del giro. È splendida, perfetto. 4 punti e porta la sua anche vicino a sponda. Ma qui ci sono 10 punti di Andrea Quarta, importanti in questo momento, replica la grossa realizzazione che aveva fatto. È arrivato a un fisso, un, sai cosa c'è? Che un punto è stato, solo della chiusura. Però è stato corto. E qui c'è la possibilità per chiudere Rossetti perché c'ha giro in arrivo anche un pallino, vediamo. Controlla se stacca da sponda lunga, c'è un filo di luce tra la biglia gialla e la gomma della sponda lunga. Colpo sotto. È sul largo del castello, sono 4 e 3, 7 e 59 pari faccio qui con la difficoltà che la biglia battente è vicina a sponda. La deve guardare bene. Respirare profondamente e facciamo silenzio per non disturbare questo tiro. Arriva la chiusura, splendida. Splendida. 8 punti, 67 a 59. Giocare il tre sponde di calcio è un'uscita sul diamante di testa, sul birillo di testa del castello. Tre sponde. Passa vicinissimo al pallino. Lo sfiora proprio. Un capolavoro. Bellissimo. E sono 6 punti. Tiro fantastico. Ma risponde palla. Sì. Bella. La giocata molto, molto bella. Passa sul rosso, 6 punti, 53-57. Come si imposta Andrea Quarta, c'è lo striscione. Veloce. E non lo sbaglia. Addirittura sontuoso. 6 più 3, 9 punti. Effetto sul lato destro, di mezzo colpo il pallino c'è, anche il traversino di prima, 12 punti. Sontuoso questo tiro. Palle a vista, colpo sotto per questo striscio. No, giro. Gioca. Il giro perfetto. 8 punti di giro e 3 di pallino, perfetto. Guarda, è ottima rimanenza. Sta facendo sempre il massimo, passa sul rosso. Al volo di 2, liscia senza effetto. Veloce. Bella. Bella. Marca 6 punti, 6 punti e anche pallino il pallino. Da 3, gran tiro di Rossano Rossetti. Sotto la biglia battente di questo raddrizzo perfetto di seconda 8, vediamo se sia lungo. No, però guarda i giri quasi contati da risalire, perfetto. Guarda, bellissimo. La possibilità di marcarne tanti, vediamo che lato sceglie del biliardo per giocarlo. Allora si posiziona, vedi, molto interno per giocare questo spazio, per andare quasi morto sul pallino, senza far codere troppo la sua e senza rischiare 8 niente. Più i 4 e ne verranno altri 2, 10, 14 punti, 53. Traversino di prima, scappare con la sua, 4 punti e non ne arrivano i 3. Avesse fatto il rosso poteva chiudere. Tiro di chiusura. Forte, e c'è. Ci sono 8 punti. Qui la vedo grigia.
8 punti, 67 a 53. Colpo sotto la battaglia, smorzare nella è corsa. Buono nel 10 punti. 10 si derruba. E si ferma in difesa. Gioca il calcio sulla lunga, veloce. Guarda, bello. Bravo. Guarda, bello. La forza. Capolavoro di Rossano Rossetti. Bellissimo. Gioca diretta. In giro. Stavo guardando la porzione. Sì, giro. Stavo guardando la porzione e ho visto perfetto, che c'era la giocata perfetto, perfetta. 6 punti. 59-39. Ancora un tiro per Rossetti. Che giustamente ci deve provare a onorare sino all'ultimo. Può essere la sua ultima chance di rimanere in gara ancora. Controlla quanto stacca Dossano. Stacca di 3 mm, 4 da sponda. Gioca il giro veloce a ingaruffare, lo fa largo leggermente. Vediamo se corre a sufficienza, deve trovare la copertura altrimenti sono guai. No. Non c'è.